Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Serata 60, iniziativa realizzata in collaborazione tra il Centro Srafa e la rivista Critica Economica. Siamo oggi con la professoressa Antonella Siracchi dell'Università di Roma 3, a quale ringraziamo per la sua presenza. Grazie a voi per l'intervista. Grazie, buonasera. Oggi parleremo della opera di Piero Sraffa, del recupero dell'approccio classico del valore e della distribuzione, ma soprattutto della sua implicazione per spiegare il fenomeno di mercato del lavoro. Professoressa, qual è stata l'implicazione di produzione di merci a mezzo di merci per la teoria marginalista dell'occupazione e dei salari? Allora, come già sottolineato da altri colleghi in altre interviste che avete fatto in questo ciclo su Piero Sraffa, l'opera di Piero Sraffa ha una duplice valenza, no? Che è una critica della teoria neoclassica e una più ricostruttiva. Adesso questa sua domanda sulle implicazioni per la teoria marginalista la vedo soprattutto per il momento, poi passeremo alla parte più costruttiva, ma la vedo per il momento soprattutto come una domanda che concerne le implicazioni per la critica alla teoria tradizionale del mercato del lavoro. E da questo punto di vista, diciamo, forse se vogliamo il legame è un po' indiretto, ma c'è tra produzione di merci e la critica alla spiegazione marginalista della distribuzione. Perché? Perché in produzione di merci c'è un punto in cui Piero Sraffa mostra dei risultati che sono in contrasto con quello che è lo schema tradizionale neoclassico. In particolare c'è un punto in cui Piero Sraffa, di produzione di merci, in cui Piero Sraffa mostra che se abbiamo due merci, chiamiamole A e B, ciascuna prodotta con un diverso processo produttivo, quello che accade al variare del saggio del profitto, cioè all'aumentare del saggio del profitto, è che il prezzo relativo della merce B in termini della merce A alternatamente cresce e diminuisce, prima cresce, poi diminuisce, poi cresce di nuovo, eccetera. Ora, questo è un risultato in contrasto con la teoria marginalista, perché? Perché secondo la teoria marginalista quello che ci si attenderebbe è che se B è ad esempio prodotta con una maggiore intensità di lavoro, scusate, facciamola più semplice, una maggiore intensità di capitale, man mano che il saggio di profitto aumenta, il suo prezzo monotonicamente sale rispetto alla merce A. Viceversa, se B fosse una merce prodotta a minore intensità di lavoro rispetto alla merce A, avremmo che il prezzo di B scende monotonicamente rispetto alla merce A all'aumentare del saggio di profitto. Quindi questo risultato di Sraffa mostra che c'è qualcosa che non va nella idea tradizionale dell'effetto di variazioni della distribuzione sui prezzi relativi, che è implicito, che è incorporato, diciamo, nella teoria neoclassica. E che è anche uno degli elementi che si riflette poi nell'esistenza di curve di domanda decrescenti dei fattori produttivi. Ora, questi fenomeni di variazione dei prezzi relativi, difforme, diciamo, dalle attese della teoria neoclassica, è anche quello che sta alla base della critica, della cosiddetta critica alle teorie neoclassiche del capitale, sviluppate in modo più esplicito, diciamo così, da Pasinetti e Garegnani nel famoso simposio del 66, pubblicato sul Quarterly Journal of Economics. Cioè, questa critica alla teoria marginalista del capitale è in sostanza una critica ai fondamenti analitici delle curve di domanda decrescenti dei fattori produttivi, sia lavoro che capitale, e in particolare mette in luce il fenomeno del ritorno delle tecniche, che in qualche modo cioè, ha delle origini analoghe a quella di queste variazioni, tra virgolette, anomale dei prezzi messe in luce da Sraffa. E il ritorno delle tecniche, appunto, mostra che all'aumentare, prendiamola dal lato del salario, visto che stiamo parlando del mercato del lavoro,
all'aumentare del saggio del salario possono diventare più convenienti, più profittevoli, cioè le tecniche che minimizzano i costi possono essere quelle che utilizzano un rapporto più elevato tra lavoro e capitale, all'aumentare del salario, non solo, ma che addirittura possono diventare più convenienti, più profittevoli le tecniche che usano più lavoro per unità di prodotto, non solo per unità di capitale. Quindi questi risultati in sostanza mettono in discussione in modo radicale la possibilità logica, analitica di derivare delle domande dei fattori produttivi, ma in questo caso del lavoro decrescente rispetto al saggio del salario. Che cosa se ne conclude? Diciamo, se ne conclude che l'interazione tra curve di domanda e offerta non può essere ciò che spiega la determinazione dei salari e in generale della distribuzione, okay? E che quindi bisogna rivolgersi altrove per questa spiegazione. E qui poi entra, come dire, la parte costruttiva di Sraffa, no? Quindi l'alternativa, diciamo. Chiaro, professoressa, grazie. Ora che abbiamo discusso della critica alla visione marginalista del mondo del lavoro e appunto del suo ultimo commenti, le chiedo quali sono a suo parare i contributi di Sraffa per la teoria non convenzionale, per la teoria alternativa dell'occupazione come del salario. Sì, appunto, come dicevo, c'è la parte costruttiva, no? Positiva del contributo di Sraffa e, diciamo, in generale questa deve essere vista sia in produzione di merci che in fondo anche nel precedente lavoro su Riccardo, sull'introduzione ai principi di Riccardo, è la riproposizione come alternativa alla teoria tradizionale della teoria che era quella dei classici fino a Riccardo, diciamo. E ho anche detto anche approccio del sovrappiù, e questa ripresa che è resa possibile appunto anche dagli sviluppi teorici, dai progressi teorici fatti da Sraffa nel campo della teoria dei prezzi. Una caratteristica centrale, forse la caratteristica distintiva per eccellenza, diciamo, dell'approccio classico è proprio direi nella determinazione del salario, no? Nel fatto che il salario viene preso come una grandezza data al momento della determinazione dei prezzi. E data da che cosa? Ma se noi rileggiamo con occhi un po' sgombri da una lettura, come dire, neoclassica di Smith, che consiglio appunto di andare a rivedere il capitolo sui salari di Adam Smith, vediamo che c'è un'idea, innanzitutto, che il salario è il risultato di una negoziazione, di una contrattazione o collettiva o anche individuale tra due parti, lavoratori e datori di lavori, masters li chiama Smith, i capitalisti, che hanno interessi completamente contrapposti e hanno però un potere negoziale, un potere contrattuale assolutamente squilibrato, assolutamente diverso. E questo perché? Perché per ragioni sociali legate per esempio all'estrema povertà dei lavoratori, comunque al fatto che hanno molto più bisogno dei capitalisti di trovare un lavoro rapidamente per poter vivere, e questo è legato appunto ai livelli di reddito, alla povertà, a una distribuzione molto diseguale della ricchezza e anche alla separazione tra lavoro e proprietà dei mezzi di produzione. I lavoratori non hanno i mezzi di produzione, quindi per vivere devono necessariamente trovare un impiego da chi la proprietà dei mezzi di produzione ce l'ha. Troviamo anche riferimenti molto interessanti all'assetto istituzionale. Smith, per esempio, fa esplicito riferimento al fatto che la legge, ai suoi tempi, proibiva le associazioni, le organizzazioni dei lavoratori per la fissazione o la contrattazione del salario, che queste venivano spesso represse dalla polizia, insomma, con violenza, con la forza. E troviamo in altri autori contemporanei anche riferimento, Hume, per esempio, dice che i salari dipendono anche dalle forme di governo. No? Quindi quanto la rappresentanza politica
dei vari gruppi sociali e dei lavoratori esiste, è organizzata, ha spazio, influenza la distribuzione del reddito. Quindi, diciamo, troviamo dei riferimenti che naturalmente vanno aggiornati allo stato di cose contemporaneo, ma che comunque rimangono, no, importanti, cioè riferimenti agli assetti istituzionali, agli assetti politici e alla disparità di, sociale, diciamo, di ricchezza e di reddito. Inoltre, un altro elemento molto richiamato nei classici è il fatto che ci sia, per lo più nell'economia di mercato, ci siano forme di disoccupazione o sottoccupazione, e quindi anche questo è un elemento che favorisce i capitalisti nella contrattazione sul salario. E tutto questo però, quindi c'è questo forte vantaggio, diciamo, contrattuale in genere dei datori di lavoro, ma in un contesto in cui comunque questa contrattazione e anche la concorrenza tra lavoratori e tra capitalisti, a seconda delle condizioni del mercato del lavoro, però avviene dentro un contesto che è, come dire, direi definito, no? Limitato dall'esistenza di standard di vita abituali dei lavoratori e associate norme sociali su quello che è un minimo decente, dignitoso di livello di vita. Per cui non c'è, i salari cadono verso un minimo socialmente definito, che è appunto il minimo di sussistenza, che Smith chiama minimo di sussistenza, però non cadono indefinitamente, anche quando c'è disoccupazione e nonostante questa differenza di potere contrattuale. Quindi, diciamo, le norme sociali e le abitudini di consumo e gli standard di vita dei lavoratori storicamente determinati definiscono lo spazio, diciamo, cui sono un benchmark di riferimento per la contrattazione del salario, e quindi salari anche al mutare delle condizioni del mercato del lavoro o istituzionali non subiscono violente oscillazioni, ma in qualche modo variano in relazione a questo punto di riferimento, diciamo, che sono gli standard di vita consuetudinari dei lavoratori. Ecco, a fronte di questa idea di una determinazione istituzionale, sociale del salario e della distribuzione, noi non troviamo fino a Ricardo, direi, quindi fino ai primi decenni dell'Ottocento, nessuna idea di una relazione inversa tra salario reale e occupazione, cioè non ci sono le curve di domanda di lavoro. Il salario è determinato, come abbiamo visto, i livelli di occupazione dipendono dallo stadio raggiunto dall'accumulazione, quindi dall'esistenza di capacità produttiva, di capitale fisico, di attrezzatura produttiva, dalle tecniche in uso, con il riconoscimento chiaro, per esempio, da parte di Riccardo, che l'innovazione tecnologica può determinare disoccupazione. Quindi può espellere lavoratori che non vengono riassorbiti e dipende dalla composizione della produzione, quindi ci sono, insomma, sostanzialmente dipende dall'assetto della produzione, ma non c'è nessuna ragione per cui l'occupazione così determinata sia coincidente con la disponibilità di lavoro, con le forze di lavoro che i classici identificavano con la popolazione. Quindi non c'è nessuna idea di un aggiustamento dell'occupazione, della domanda di lavoro alla disponibilità di lavoro, alle forze di lavoro esistenti. Semmai c'è in forme non troppo meccaniche, diciamo, possibili, ma non meccaniche, una tendenza opposta dell'aggiustamento della offerta di lavoro alla domanda su periodi abbastanza lunghi, sia attraverso cambiamenti demografici, perché chi non lavora o muore, come dice Smith, oppure può diventare, uscire, diciamo, dal mercato del lavoro perché diventa marginalizzato, diventa mendicante, criminale, insomma, in qualche modo marginale rispetto al mercato del lavoro. Però ecco, sono processi anche questi, insomma, che non portano a una coincidenza necessaria tra livelli di occupazione e offerta di lavoro, tant'è che Smith poi appunto esplicitamente, per esempio, fa riferimento all'esistenza di costante scarsità di occupazione come uno dei fattori che tende a portare il salario, a comprimere i salari verso il minimo di sussistenza. Ecco, quindi c'è, da un lato non c'è nessuna tendenza spontanea del sistema verso la disoccupazione, dall'altro c'è una determinazione del salario che essenzialmente dipende dai rapporti di forza determinati da una pluralità di fattori.
E quindi direi che Sraffa riprende questo. Naturalmente sappiamo anche che in Sraffa c'è anche questa, come dire, questo passo che viene spesso ripreso, in cui gli dice possiamo pensare anche al saggio di profitto come determinato dal saggio di interesse, determinato nel mercato monetario, diciamo, o dalla banca centrale, insomma, determinato all'esterno del sistema di produzione. Allora, vorrei sottolineare però che da un lato, quando Sraffa dice questo, ha già detto prima che il salario di sussistenza, cioè quel minimo socialmente accettabile per il salario, deve essere considerato come una spesa necessaria al pari della spesa degli input intermedi, di beni intermedi, di capitale, eccetera, richiesti dalla tecnica di produzione. Quindi già ha, come dire, ha tolto da questa parte che può essere determinata dalle variazioni del saggio di interesse sui effetti sul saggio di profitto, quell'elemento, diciamo, socialmente determinato di minimo sussistenza. E inoltre, in una interessante lettera rivolta, scritta da Sraffa Garegnani, che stava scrivendo una recensione a produzione di merci, proprio in merito a questo punto, Sraffa dice, adesso non cito le parole testuali, ma insomma il senso della risposta è più che alla, diciamo, questa frase io l'ho messa soprattutto per rendere esplicito che ritengo che la distribuzione sia determinata in qualche modo all'esterno del sistema di produzione, no? Da un insieme di forze. Quindi il senso non sta tanto nel contributo positivo quanto in quello negativo, non è determinata dalle forze normalmente considerate dalla teoria mainstream. Ecco, quindi su questa questione direi che, diciamo, il punto essenziale è che c'è una determinazione istituzionale, se la vogliamo chiamare così, in senso lato, della distribuzione, e poi se questa viene più dal mercato del lavoro, istituzioni del mercato del lavoro, disoccupazione, o più da effetti, influenze della politica monetaria sul saggio di profitto, è una questione che probabilmente dipende anche dal periodo storico, da una serie di considerazioni che vanno approfondite naturalmente, ma che non sono generalizzabili, diciamo, in modo assoluto. Oh, se posso, ancora una cosa su questa questione, perché diciamo, mentre è chiara la differenza tra la teoria classica, come ho cercato di illustrarla, e l'approccio neoclassico tradizionale, curva di domanda e offerta, con tendenza al pieno impiego, salario di equilibrio di pieno impiego, oggi quello che domina quello che chiamiamo mainstream non è necessariamente quel tipo di impostazione, ma un'impostazione un pochino modificata, direi, no? Che viene etichettata nuovo keynesiana o new consensus models o modelli a tre equazioni, insomma, queste cose che troviamo nei libri di testo di Blanchard, di Mankiw, eccetera. Ora, apparentemente in questi modelli si dà un peso alle istituzioni, ai regimi di protezione all'impiego, ai sussidi di disoccupazione e così via nel determinare il salario, la famosa curva, no, del salario contrattato e anche al tasso di disoccupazione nel mercato del lavoro. Però la somiglianza, vorrei sottolineare, è solo apparente, perché comunque in questi modelli il salario di equilibrio verso cui l'economia tende, non è insomma, è determinato alla fine dal prodotto marginale e dal dato markup, quindi da un dato saggio del profitto delle imprese, no? Quindi è visto come residuale, dato un certo prodotto marginale e dato un certo markup. E insomma, la conclusione a cui portano questi modelli è comunque che queste istituzioni che regolano i salari o proteggono il lavoro, eccetera, sono interferenze con il mercato, con le forze di mercato, che fanno sì che anche in equilibrio c'è disoccupazione. E per raggiungere il pieno impiego queste interferenze vanno ridotte, vanno eliminate, quindi vanno ridotti i regimi di protezione all'impiego, i sussidi di disoccupazione, eccetera, per poter avere un tasso di disoccupazione di equilibrio più basso. Quindi,
alla fine la visione è sempre quella, queste cose interferiscono con delle forze di mercato che sono benefiche perché portano verso il pieno impiego. E mentre appunto la concezione classica è molto diversa perché queste forze sono necessarie per evitare fenomeni di instabilità sociale e economica in presenza di disoccupazione, se noi avessimo una concorrenza illimitata sui salari, nel mondo dei classici avremmo un salario che tende a zero, diciamo così, e la disoccupazione che permane, quindi avremmo una grande instabilità sociale, oltre che avremmo una predizione della teoria economica abbastanza poco realistica, perché nella realtà non vediamo accadere questo, no? E quindi diciamo, i due mondi rimangono molto diversi, nonostante l'apparente così ruolo ai fattori istituzionali che troviamo nelle versioni recenti della teoria mainstream. E partendo della impostazione classica rinforzata di Sraffa, quale ricette di politica economica si potrebbero ricavare per diciamo, contrastare la crisi economica attuale nel mondo del lavoro? Allora, dal punto di vista delle implicazioni di politica economica, ci sono due aspetti, secondo me, tutti e due importanti, uno che riguarda i livelli di occupazione, uno che riguarda il significato da attribuire alle remunerazioni, sia del lavoro, di diversi tipi di lavoro, sia del capitale, determinati dal mercato, no? Per quello che riguarda il primo aspetto, cioè il livello dell'occupazione, che è quello più immediatamente, no, che fa riferimento alla crisi economica, ovviamente le ricette, allora, non possono essere quella della riduzione del salario che abbiamo visto nei classici, nell'impostazione classica, non ha nessun effetto diretto di tipo neoclassico, cioè di relazione inversa con l'occupazione. I classici appunto vedevano nell'accumulazione di capitale, al netto degli effetti eventualmente negativi sull'occupazione e dell'innovazione tecnologica, la causa principale di crescita dell'occupazione. Questo rimane secondo me valido. Quello che non è più oggi accettabile è l'idea che avevano i classici che l'accumulazione dipende essenzialmente dal risparmio, no? E anche dallo spirito imprenditoriale, diciamo così, per cui il risparmio viene investito produttivamente. Questo oggi non è più accettabile perché dopo Keynes sappiamo che non è il risparmio necessariamente la fonte di finanziamento degli investimenti né ciò che li determina, diciamo così. Io penso che quindi si debba fare riferimento, come dire, a un impianto classico per quello che riguarda la determinante della distribuzione, ma un impianto keynesiano per quello che riguarda, o meglio, l'estensione, direi, del principio keynesiano della domanda effettiva a lungo periodo per quello che riguarda l'accumulazione. Quindi, da questo punto di vista, un ruolo essenziale è quello della domanda aggregata, della domanda effettiva, per usare il linguaggio di Keynes, sia in un dato periodo per consentire il pieno utilizzo della capacità produttiva e un aumento dei livelli di occupazione, sia su periodi più lunghi perché è proprio, come dire, i livelli di domanda aggregate che rappresentano uno stimolo fondamentale per gli investimenti privati, quindi anche per l'accumulazione nel tempo e la creazione di capacità produttiva. Quindi direi che dal punto di vista della politica economica per la piena occupazione o per recuperare livelli di occupazione e di reddito, per esempio precedenti alla crisi economica da pandemia, la ricetta non può che essere quella delle politiche fiscali espansive, diciamo, di politiche di stimolo della domanda e magari anche di investimenti pubblici, appunto, per favorire processi di innovazione, di ammodernamento delle infrastrutture, eccetera. Per quello che riguarda le retribuzioni, anche qui c'è un aspetto molto, forse più generale, più diciamo teorico, più che pratico, ma che è importante, è che nella teoria neoclassica, chi accetta la teoria neoclassica vede
nelle retribuzioni fissate dal mercato, retribuzioni dei diversi tipi di lavoro e anche in generale in tutte le remunerazioni dei cosiddetti fattori produttivi, qualcosa che riflette innanzitutto un'efficienza allocativa, no? Quindi le retribuzioni sono quelle che consentono il pieno utilizzo di tutti i fattori, in questo senso un'efficienza, e non solo, ma anche consentono di utilizzare tutti i fattori nel modo che più che massimizza, diciamo così, la soddisfazione finale dei consumatori, no? Quindi l'allocazione tra diversi usi che riflette l'utilità dei consumatori. Quindi le retribuzioni fissate dal mercato hanno una valenza di efficienza allocativa e in un certo senso sono anche giuste, se vogliamo, tra virgolette, perché? Perché riflettono poi il contributo dei vari tipi di lavoro o di fattori produttivi alla produttività marginale, se la vogliamo mettere in questi termini, oppure con il loro contributo all'utilità, quindi insomma comunque al benessere della collettività, e quindi in qualche senso sono anche retribuzioni giuste. E questo benchmark, quest'idea è spesso accettata persino da chi di fatto è favorevole a politiche redistributive, no? Magari in nome del fatto che comunque bisogna garantire a tutti uguali opportunità iniziali, e questo è possibile solo se in qualche modo si garantiscono le condizioni di partenza non troppo diseguali, no? tra gli individui. Però in fondo viene accettata questo fatto che insomma c'è un po' un trade-off tra l'efficienza allocativa e la remunerazione del merito da un lato, una maggiore giustizia sociale, uguaglianza di opportunità dall'altro. Ma se noi invece accettiamo l'impostazione classica, questa idea di efficienza allocativa si perde completamente, se non altro per il fatto che c'è disoccupazione, quindi non ci può essere nessuna efficienza. E si perde anche quest'idea che le remunerazioni riflettono il contributo alla produttività o all'utilità, eccetera. Le retribuzioni riflettono un insieme di forze sociali e di rapporti di forza contrattuale. Naturalmente questo non toglie che in alcuni casi si può anche concludere che qualche differenza retributiva può essere utile alla società perché fa da stimolo, perché fa da incentivo a determinate attività o a certi impegni, a certi tipi di studi. Questo però è un problema politico, è un problema che in qualche modo la collettività deve dirimere e decidere se in alcuni casi è opportuno, è utile, eccetera, avere degli incentivi economici per determinati tipi di lavoro, per determinate funzioni, ma è tutto qui, cioè, quindi non c'è nessuna, come dire, non possiamo attribuire né degli effetti distorsivi a un intervento sulla distribuzione, distorsivi di un'efficienza allocativa, né effetti di in qualche senso di iniquità, cioè non ricompenso il contributo al benessere o alla produttività. Le retribuzioni sono il risultato di un insieme di forze che possono essere modificate, se questa è la linea, diciamo, che vuole essere seguita dalla politica economica, no? Quindi poi, come dire, le posizioni appunto rispetto alla appropriatezza di differenze di retribuzione, eccetera, possono anche essere diverse, possono essere basate su ragionamenti e considerazioni di vario tipo, però non c'è nessuna loro necessità, non so come dire, o naturalità o efficienza intrinseca. Quindi ovviamente la distribuzione del reddito è un oggetto a pieno titolo e a pieno diritto delle scelte di indirizzo di politica economica. Professoressa, io le ringrazio per essere stata in questo ciclo di interviste e per la chiarezza della sua esposizione e per il suo tempo. Grazie a voi per il vostro lavoro. Arrivederci.